di passare alle domande, abbiamo con noi un piccolo fan di Matteo, Michele Lorusso, che mi ha scritto i suoi nonni nei giorni scorsi, ma arriva davvero a Salvini, sì. E lui ha cominciato a dire, ah, voglio il 7, arriva Matteo. Quindi lo facciamo senz'altro. E Michele c'ha un nonno, un bisnonno importantissimo, il bisnonno, il poeta intendo dire, Pietro Gatti, poeta straordinario cegliese, poeta dialettale di altissimo livello, e quindi magari farai anche tu il poeta, no? Sì o no? Poeta? No. Va bene. Michele, la nonna ha fatto la foto, quindi Salvini, dagli la mano, sei contento? Bravo, ciao Michele, grazie. Allora, Matteo, veniamo a noi. Intanto, reduce da Bari e Lecce, com'è andata? Il tuo feeling con la Puglia, che cosa di nuovo è emerso? Innanzitutto grazie per l'invito. Se voi siete d'accordo, se Angelo è d'accordo, poi ovviamente ti rispondo e dico due robe di come vedo io la politica, il futuro, l'Italia, la Puglia, il lavoro, la legge Fornero, l'agricoltura, gli ulivi, la littorina e quant'altro. Però visto che non mi capita tutti i giorni di venire in posti stupendi come questo, e magari a voi capita di vedermi quando mi arrabbio da Del Debbio, dalla Gruber, da Vespa, con Ligrandi, con quella gente lì e mi trattengo e sorrido, e come dice la mia mamma, non fare sempre l'incazzato, sorridi. E quindi se qualcuno, io poi il microfono lo cedo ad Angelo, ma poi a qualcuno di voi, per fare le domande più varie ed eventuali, perché siccome io ho l'ambizione e l'ottimismo di ritenere che fra 6 mesi andiamo al governo, è giusto che voi sappiate chi mandate al governo. E quindi ritenetevi liberi di fare domande di qualsiasi genere. Sì, l'hai detto, un 44enne normale, fortunato, perché ho la fortuna di fare il lavoro che coincide con la mia passione, un po' matto, perché ogni volta che io vengo in Puglia o in Abruzzo, in Sicilia, c'è qualcuno della Lega vecchia maniera, la Bossi, che dice, ma cosa ci vai a fare, cosa vai a perdere tempo là, ma stai a Milano, stai qui. E io invece sono testardo e penso che qua ci siano tali e tante energie e bellezze che se ci mettiamo tutti insieme non ce n'è per nessuno, tedeschi, francesi, greci, spagnoli, non ce n'è per nessuno. E quindi mi ci metto, e quindi giovedì ero a Torino, ieri sera ero a Padova, sono tornato alle 2:30, stamattina ho preso l'aereo e siamo atterrati a Brindisi, abbiamo incontrato tanta bella gente a Bari, e poi a Lecce, poi domani mattina ancora a Brindisi, poi domani pomeriggio a Milano, nel quartiere di periferia dove abito, a Giambellino, poi domani sera a Genova, poi lunedì a Roma, a Strasburgo, e se il buon Dio mi dà la salute e l'energia, io non mollo, perché ogni volta che in aereo trovo un ragazzo pugliese o milanese che è costretto a scappare all'estero per studiare o lavorare, mi arrabbio come una bestia, perché io ringrazio chi ha avuto la follia di inventare un posto come questo, perché noi potremmo essere la capitale mondiale del turismo, della salute, della bellezza. E quindi io lunedì vado a Strasburgo e combatto, ma questo già lo facevo 6 o 7 anni fa, quando mai nella vita avrei pensato di venire un sabato sera a Ceglie. Eravamo gli unici matti, e per questo ci attaccavano in televisione, che votavamo contro le direttive europee che ci riempivano di olio della Tunisia, i pomodori del Marocco, il riso della Cambogia, il pesce della Turchia, il latte in polvere, il grano dal Canada, la carne agli ormoni degli Stati Uniti. Questa è la dimostrazione del fatto che mangiare bene e bere bene significa lavoro, significa business, significa quattrini. E quindi oggi in Puglia, nelle prossime settimane ho la Sardegna, la Sicilia, l'Abruzzo. Settimana prossima, perché a me piace la politica dei numeri ma anche quella del cuore, mi sono impegnato a tornare sull'Appennino maceratese, nelle Marche, in un paesino piccolo come questo, dove però settimana l'altra ho conosciuto questa 95enne
arzilla e combattiva, questa nonna Giuseppina, con casa distrutta dal terremoto, che a sue spese nel suo giardino si è costruita una casetta di legno perché vuole morire nelle sue montagne con i suoi profumi, e lo Stato italiano sta pensando di abbatterle la casetta perché è abusiva. E io ho detto: o cambiano idea oppure devono passare sul mio corpo prima di abbattere quella casetta, perché non è possibile che il problema dell'Italia sia una nonna di 95 anni. Quindi questo è. Quindi io oggi sono stanco come un mulo perché ho dormito 3 ore, però sono felice perché l'affetto che ho trovato a Bariloche è incredibile, e se non mi avessi invitato Angelo, io Ceglie non l'avrei mai scoperta nella vita. Ecco, dobbiamo essere bravi a livello nazionale, a livello regionale, a promuoverci meglio, perché io per lavoro viaggio in tutto il mondo e all'estero ti propongono come meraviglie, e te le fanno pure pagare, cose che al confronto della vostra comunità fanno ridere, fanno tristezza. E quindi se togliamo un po' di vincoli, un po' di tasse, un po' di burocrazia, e se abbiamo amministratori, io non so neanche il colore politico, per dirvi come mi approccio io, quando mi ha detto vieni che c'è il sindaco di Ceglie, non ho la più pallida idea di che partito rappresenti il sindaco di Ceglie. Se uno è bravo può essere di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, di centro, non me ne frega niente. E se c'è qualcosa da valorizzare io lo valorizzo, anche se è di qualcuno che la pensa in maniera totalmente opposta alla mia, perché per me la politica è risolvere i problemi. E con l'ultima volta io ho trovato sull'aereo che tornava a Milano due signore, una calabrese e una pugliese, malate di tumore, che per farsi la chemio dovevano spendere 500 euro per venire a Milano, dalla Puglia e dalla Calabria. E secondo me è una profonda ingiustizia, è una follia costringere qualcuno a farsi 1000 chilometri, pagare di tasca sua per andare a curarsi una malattia che dovrebbe potersi curare sotto casa sua. Questo è il futuro dell'Italia qui in testa, la valorizzazione delle comunità. Non sapevo aveste il treno a gasolio, io vado in Sicilia, mi hanno detto che per andare da Trapani a Ragusa ci si mettono 10 ore in treno, in 10 ore uno va a Pechino, va a Shanghai. Domani il Brindisi Milano che prendo io di Alitalia costa 400 euro, c'è qualcosa che non funziona, con 400 euro vai a New York, hai un bel da dire dobbiamo essere la capitale del turismo, ma se non funziona il porto, se non funziona l'aeroporto, se non c'hai le ferrovie, non c'hai le strade, i turisti o arrivano con la mongolfiera oppure devono proprio essere determinati. E ci metto tutta l'energia e la fatica del mondo, ma abbiamo delle bellezze che ci invidia chiunque. Se i tedeschi avessero Ceglie, se i francesi avessero Ceglie, se gli americani avessero Ceglie, sarebbero orgogliosi in tutto il mondo. Invece loro vengono qua e noi non lo sappiamo. Ecco, vedrò nel mio piccolo a gratis di farmi portavoce dipendente della Proloco di Ceglie per promuovere l'eccellenza straordinaria della vita di tutti. Detto questo, se ci sono le domande più varie e cattive su tutto, tranne che sul personale e sul Milan, rispondo a qualsiasi cosa. Allora, infatti io ho chiesto questi microfoni, si chiamano radiomicrofoni, proprio per poter girare, quindi se vedo delle mani alzate vengo e facciamo la domanda. Eccone una di là. E intanto però non sarei un buon giornalista, Matteo, se non ti chiedessi una piccola eccezione nazionale. Ti sei sentito con Berlusconi ieri? Che vi siete detti? Scusa, ma è una cosa che ci interessa perché sono i destini del paese, si fa, sta accordo, non si fa, come va? Ti deluderò perché gli ho detto buon compleanno, perché era il compleanno e l'ho chiamato per fargli gli auguri di compleanno, non gli volevo rompere le balle nel giorno del compleanno e quindi gli ho detto buon compleanno e gli ho detto poi di politica parliamo quando ci vediamo, e quindi mi sono limitato agli auguri di buon compleanno come educazione vuole. C'è una data per l'incontro? Sono a Strasburgo da lunedì a giovedì, giovedì sera torno a Roma perché devo andare ospite alla trasmissione della Gruber sulla 7, dove mi porterò dietro la bellezza di Ceglie, e quindi rientro a Milano venerdì se le agende coincidono, perché no venerdì. Bene, questa è una notizia. Allora, se vuoi avvicinarti o vengo io di là? Posso farla anche da qua la domanda? Oltre alle bellezze straordinarie, perché Ceglie è una bellissima cittadina. Vengo di là. Ecco. Buonasera. Oltre alle bellezze straordinarie di Ceglie, sono d'accordo, no?
Ma ci serve anche un po' di sanità in più, molta sanità, perché stiamo proprio sotto zero. Matteo, ogni anno ci sono 1 milione di cittadini in Italia dalle regioni del sud che fanno la valigia, pagano il biglietto e vengono a curarsi negli ospedali del resto d'Italia. È immorale, è ingiusto, anche perché i cittadini della Puglia sono fra i più tassati d'Italia. E quindi delle due l'una, se mi fai pagare tante tasse mi dai buoni ospedali. Non esiste che pago tante tasse e poi devo prendere il treno o l'aereo per andare a farmi curare. No, li stanno chiudendo gli ospedali. Li stanno chiudendo, ed è per questo che oggi un giornalista mi ha detto: ma cosa ci fa Salvini in Puglia? Ma non sarò tanto intelligente io, però evidentemente chi è stato prima di me qua negli scorsi 20, 30, 40 anni evidentemente in qualcosa ha sbagliato. Perché se paghi tanti soldi e chiudi gli ospedali c'è qualcosa che non funziona. Per questo che il concetto di autonomia fondata sui comuni, secondo me, fa solo del bene alla Puglia, così come al Veneto di cui parlava il sindaco. Premiare chi lavora bene, punire chi lavora male, anche perché la Puglia, pensate, io ho visto ieri le statistiche, perché mi piace documentarmi, le amministrazioni locali pugliesi hanno meno debiti delle amministrazioni locali del Veneto. Quindi evidentemente ci sono amministratori locali che sanno fare bene il loro lavoro, però senza sapere i partiti di appartenenza, evidentemente in regione c'è qualcuno che il suo lavoro non lo fa altrettanto bene, perché se raccogli tanti soldi e chiudi tanti ospedali le due cose non coincidono. Quindi il concetto di autonomia, dal mio punto di vista, serve sia al nord, ma serve soprattutto al sud, perché vi domando se qua si sta meglio adesso in questa situazione o si stava meglio 20, 30, 40 anni fa. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato negli ultimi 20, 30 anni, però la sanità è una delle mie priorità, lo dico con l'orgoglio di chi, ad esempio, vi do solo questo dato, in Regione Lombardia abbiamo stanziato quest'anno 30 milioni di euro a sostegno dei disabili gravi a cui muoiono sia la mamma che il papà e che vengono dimenticati in uno sgabuzzino. Un paese civile non può dimenticarsi un disabile in uno sgabuzzino. Un paese civile sui disabili deve investire tutto quello che ha, perché chi parte con un po' di svantaggio ha diritto ad avere il più. Buonasera Matteo, intanto grazie per essere in Puglia. Mi sto permettendo di potergli suggerire delle cose che noi vorremmo avere la possibilità di dire nelle trasmissioni in cui sei presente in maniera seria, veemente e a volte molto incazzata, ha ragione tua madre, un po' più di sorriso. Abbiamo una proposta da fare come gruppo di lavoro, qui operiamo in tutta Italia nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura. Vorremmo mettere come ipotesi di lavoro, anche se può sembrare pazzoide, l'ipotesi per sgombrare il campo da tanti malaffari del voto palese. Potrebbe essere, secondo me, la soluzione a sgombrare il campo da tutta quella palude che è, diciamo, la burocrazia che crea clientelismo e il voto di scambio. Una proposta del genere, credo che tra persone come voi, tra te, Berlusconi, Meloni e basta, su una pianta vecchia innestare una pianta giovane, che è l'energia che hai tu, potrebbe essere un qualche cosa che potrebbe portare quel risultato a tutti, e mi auguro di incontrarci in qualche trasmissione dove possiamo parlare di cose un po' più propositive per tutti gli italiani. Grazie. Quindi voto palese, dici? Questa è la proposta. Parliamo di legge elettorale, mi pare di capire, giusto? La prima legge che da 3 anni, girando l'Italia in lungo e largo da Bolzano a Lampedusa, mi sono impegnato, e lo firmo col sangue, a cambiare, se andiamo al governo, è la legge Fornero. Perché andare in pensione dopo 41 anni di lavoro... Su questo può tornare Gesù Cristo sulla terra, ma la prima legge da cancellare è la Fornero. Sulla legge elettorale, voto palese, voto segreto, come fai? Entri nel seggio per alzata di mano e dici: io voto questo qua. Per aver mandato qualcuno a governare, invece così alla fine vincono tutti le elezioni, anche quelli che perdono. Così non risolveremo mai i problemi né di Ceglie, né di Bernareggio, né di Mondovì. Guarda, la prima cosa che io cambierei dal punto di vista del sistema elettorale, purtroppo bisogna cambiare un articolo della Costituzione, l'avevamo proposto a Renzi quando ha fatto il referendum lo scorso dicembre, ma non ce l'aveva accettato, era di
eliminare la possibilità per uno che viene eletto in Parlamento con un partito di cambiare partito. Se cambi partito ti dimetti e molli la poltrona, perché altrimenti Gaetano Scatin, storico locale di grande valore. Grazie, buonasera, benvenuto nella nostra terra e soprattutto un grazie profondissimo per le parole di ammirazione nei confronti di Cirino Salvica. Io vorrei essere telegrafico. Ecco, Lega Nord o noi con Salvini e la cultura per radicarsi nel territorio, nel nostro territorio. Qual è il suo programma culturale per appunto essere in consonanza con il territorio, non soltanto di Celle ma dell'intera Puglia e dell'Italia meridionale? Grazie. Grazie Gaetano. Promuovere e difendere le bellezze che ci sono. L'Italia ha 8.000 comuni, sono 8.000 campanili. Bari e Lecce sono molto lontani e molto diversi, così come Brescia e Bergamo, così come Pisa e Livorno, così come Napoli e Salerno. E quindi io combatto in ogni maniera il pensiero unico, il cibo unico, la musica unica, il teatro unico e tutto quello che è unico, che vuole trasformare l'uomo in una marmellata dove tutto è uguale, tutto ha lo stesso profumo, no. Quindi io il primo provvedimento che farei è difendere con le unghie e con i denti le particolarità del territorio, e se c'è una direttiva europea che me lo impedisce, che dice che qua le case non sono a norma e quindi bisogna abbatterle, i campi non sono a norma e bisogna abbatterli, e l'ulivo malato lo devi tenere lì, però non puoi espiantare le piante morte e non puoi ripiantare le piante vive. E allora non è che io possa morire perché in Europa qualcuno che non ha mai visto un ulivo in Salento mi dice non toccare la pianta se è morta o non mettere quella viva. Quindi il primo intervento economico e culturale è difendere le bellezze del nostro territorio. E se ci sono delle regole statali o europee che lo impediscono, io me ne frego di quelle regole statali o europee, perché l'Italia è bella perché è diversa da nord a sud. E quindi questo è il primo provvedimento. L'olivicoltura che sta morendo qua e in cambio ci riempiono di olio tunisino mi fa arrabbiare come una bestia, perché con tutto il rispetto io pretendo che mio figlio possa bersi dell'olio prodotto che arriva dall'altra parte del mondo. E questa è cultura, non è solo economia ma è cultura, perché l'uomo è quello che mangia. Se noi mangiamo schifezze diventiamo delle schifezze, molto semplicemente. Penso che abbia già risposto alla domanda che dovrei farle. Volevo sapere solo perché lo Stato continua a investire sull'importazione di olio da Grecia e Spagna e non sulla salvaguardia degli ulivi in Puglia, che è la maggior produttrice di olio in Italia. E che sono aggrediti da questa xylella che, anziché essere affrontata e distrutta, cresce nell'insipienza e nella disattenzione dei governi esistenti. Ma perché forse qualcuno pensa solo al business. È chiaro che lo paghi meno. E il grano canadese lo paghi meno, e il riso cambogiano lo paghi meno, e gli OGM li paghi meno, e la carne agli ormoni la paghi meno. Perché per qualcuno vale solo il ragionamento del quattrino. E quindi dovremmo andare tutti il sabato e la domenica al centro commerciale a guardare prodotti cinesi che magari non ti puoi manco permettere perché sei un precario e quindi il prodotto cinese manca. Io invece vorrò riportare anche alcuni valori, al di là dell'economia ovviamente, uno il mutuo lo paga se lavora, non è che lo paga con la fantasia. Però ad esempio reintrodurre un giorno di riposo settimanale per permettere alla mamma e al papà di ricordarsi di essere mamma e papà, magari è contro il mercato e la frenesia del mercato, ma a me non interessa la frenesia. Cambiare la legge Fornero vuol dire restituire a tanti nonni e nonne il diritto di vivere. Il diritto di essere nonni e nonne. Quindi perché lo fanno? Perché è conveniente economicamente parlando, però l'uomo non è solo denaro. Quando uno muore non è che si porti il libretto di assegni nella tomba. Quindi a me piacerebbe che la gente potesse tornare a godersi un po' di famiglia, un po' di serenità, un po' di tranquillità e soprattutto a mangiare e a bere bene. Ripeto, se c'è bisogno di mettere delle protezioni, tariffarie, doganali,
o anche dei dazi, io faccio quello che fanno tutti gli altri, pur di difendere il Made in Italy, lo difendo in ogni maniera possibile e immaginabile. Che in realtà è un argomento che sicuramente è fondamentale, che sicuramente ti interesserà, è quello dell'educazione. Non se ne può più vedere gente in strada, abbiamo lo spot, abbiamo lo spot talento, gente che va per strada, che non si, cioè è impossibile. Il discorso degli autobus, siamo obbligati noi a scendere dagli autobus perché veramente questa gente ha questa priorità che non dovrebbe avere assolutamente. Perché si sente tutelata. Io non do colpa a lui, perché questa gente si sente tutelata perché sanno che chiaramente nessuno può far nulla per risolvere questa situazione. Se lo fa, sì. L'hotspot. Io ogni tanto in televisione mi arrabbio, ma poi penso alla mia mamma e sorrido e non mi arrabbio. Perché qualcuno dice, ma di cosa ti lamenti? Anche milioni di italiani sono emigrati nel mondo. Con la piccola differenza... che i pugliesi come i lombardi che sono emigrati nel mondo non avevano 35 euro al giorno colazione, pranzo e cena pagato. Al di là di questo, che normativa sull'immigrazione avrei in testa domani mattina? Ne scelgo una a caso, quella del Canada, che ha un premier di sinistra, aperto, solidale, accogliente, generoso. Voi sapete, tu sai se domani vuoi andare in Canada, come fai? Gli devi scrivere nome, cognome, titolo di studio, quanti soldi hai sul conto corrente, che lavoro sai fare. Tu glielo scrivi. Dopo un po' ti rispondono: mi servi? Non mi servi? Vieni, stai a casa. Se sei un valore aggiunto, porte spalancate. Se vieni a mendicare o a far casino per strada, stai a casa tua. E lo fa un paese aperto, multietnico, solidale, generoso, eccetera, eccetera. Io sono convinto che un'immigrazione limitata, controllata e qualificata sia un valore positivo. Io sono di Milano, quando ero piccolo, io ho 44 anni. Quando avevo 5-6 anni, quindi 40 anni fa, i miei genitori mi portavano a Milano in quella che allora era Chinatown, quartiere Sarpi, perché era un quartiere di negozietti, bello, con alcuni negozi cinesi. E quindi i miei genitori mi facevano vedere delle cose diverse, dei colori diversi, il dragone, i profumi, dei prodotti, dei giocattoli. Ed era bello. Io adesso, i miei figli, sotto Natale, non li porto a Chinatown, perché è un quartiere cinese con due negozi italiani. E quindi il problema è il numero, è la quantità, è la regola. Quindi noi non è che faremo sfracelli. Diamo al governo, chi ha diritto di entrare e aiuta la nostra comunità è il benvenuto, chi scappa dalla guerra, per carità di Dio, casa mia e casa sua. Però l'ipocrisia di questi anni è che quante donne e bambini siriani vedete in giro per Taranto? Nessuno. Io vedo un sacco di ragazzi di 20-25 anni. Scusa l'interruzione, vengono persone di 90 kg. Palestrati, 90 kg. Non esiste nessuno malnutrito. Bene, vestito benissimo con le cuffiette, l'iPhone, ci prendono in giro. Abbiamo avuto delle controversie anche sul lungomare, perché non possiamo proprio stare, è impossibile camminare, è impossibile stare, salire sul pullman. Noi ti invitiamo a venire all'hotspot a Taranto perché è una vergogna, non se ne può più. Matteo, io, come hai ben capito, noi veniamo da Taranto, è una questione abbastanza importante la città di Taranto per quanto riguarda l'Ilva. Secondo te cosa si potrebbe fare per l'Ilva? Secondo te qual è la cosa migliore? Chiudere, non chiudere, sì. Metterla a norma, ambientalizzarla? Grazie. Investire i quattrini che qualcuno si è imboscato mettendola a norma e tutelando la salute della gente, ma non poi dalla sera alla mattina lasciare in mezzo a una strada migliaia di operai. Che allora abbiamo Fabrizio Tattarella, che è un uomo politico, diciamo, sì, da Bari, il nipote del famoso Tattarella, il ministro dell'economia. Prego. Intervento
un ringraziamento a Rossano Sasso che mi ha coinvolto in questa giornata. Salvini questa mattina ha detto: mai avrei immaginato di essere qui a cedere, non l'avrei immaginato neanche io. Ringrazio Rossano Sasso, con il quale sono politicamente cresciuto, accanto a mio zio, accanto a mio padre, che è stato collega di Matteo Salvini al Parlamento Europeo fino al 2014, papà che purtroppo non c'è più da qualche mese, e papà che è stato costretto a partire da Bari per andare ogni 10 giorni a Milano a fare la chemioterapia, perché a Bari gli avevano sbagliato la diagnosi, gli avevano sbagliato un primo intervento e non erano in grado di curarlo. Per questo io più di tutti, come tanti altri sfortunati che hanno fatto i viaggi della speranza accompagnando il proprio padre in Lombardia, avevo chiesto anche a tanti amici lombardi quale percorso fare. Purtroppo il buon Dio ce l'ha portato via il 28 gennaio. Io a Matteo Salvini voglio dire grazie, a Rossano Sasso voglio dire grazie, perché io questa mattina sono venuto a conoscere Matteo, al quale su Affari Italiani, con il quale collaboro, avevo scritto un articolo al quale mi hai anche gentilmente risposto quest'estate. Volevo dire grazie, perché oggi ho incontrato tra Bari e Lecce tantissima gente che era in Alleanza Nazionale, tantissima gente che proviene da destra. Oggi Matteo Salvini, che ho sentito usare il termine destra tante volte, rappresenta legittimamente un'area politica. E quell'area politica che Matteo Salvini oggi vuole rappresentare, io voglio orientargli un dato: il centrodestra, dopo la morte di Pinuccio Tatarella, non ha mai più vinto. Noi eravamo l'Emilia Nera, avevamo tutti i comuni capoluoghi, governavamo la regione dopo quella tragica scomparsa a Torino. Il centrodestra non ha più vinto in Puglia e sono nati i mostri Vendola, sono nati personaggi come Emiliano, che a tutto pensano tranne anche alla Puglia, perché vedono la Puglia come un trampolino gigante. Sono incredulo a vedere che si interessa la Puglia Matteo Salvini. Io chiedo a Matteo Salvini di liberarci dopo 20 anni che non riusciamo più a vincere a Bari, a Brindisi, abbiamo perso anche il centrodestra, di far ritornare la destra e il centrodestra al governo di Bari. Vi ringrazio per quello che mi potete fare. Buonasera a tutti. Io sinceramente non volevo intervenire, ma dopo che è intervenuto Fabrizio Tatarella mi sento in dovere, anche perché era giusto che parlassero soprattutto le persone di Ceglie, che sono i protagonisti principali della serata. Grazie a Matteo Salvini per la presenza, grazie a Sasso per il lavoro che fa e un grazie particolare anche a Paolo Taurino, che oltre all'impegno politico, se vi posso permettere, anche se non ci conosciamo, sappo il bene e lo fa veramente con grande passione per il lavoro di questa attività. E Fabrizio Tatarella ha toccato un aspetto importantissimo, che è quello più prettamente politico, e dunque anche il mio vuole essere un brevissimo intervento più che una domanda. E tu, caro Matteo, sei riuscito a risollevare le sorti di un'intera area politica che era ormai frantumata e allo sbando, ed è quell'area che raccoglie soprattutto le forze di destra. Forze di destra che ormai non avevano più né un contenitore né dei contenuti. Allora io credo che sia giusto, e credo che condividano tutti questo, ci aspettiamo che tu possa essere il premier di questo centrodestra, possa essere il leader di questo insieme, di questa coalizione politica. Noi non vogliamo avere delle derive eccessivamente centriste, eccessivamente moderate, perché la gente è stanca, la gente vuole delle risposte chiare, delle risposte ferme, ci piace come affronti le tematiche e i dibattiti. Noi a Brindisi il problema di una tendopoli che ci volevano piazzare in città l'abbiamo risolto con la mobilitazione di massa. Ci hanno chiamato fascisti, ci hanno chiamati xenofobi, ma a noi non ci è importato nulla, anche perché l'abbiamo messa anche dal punto di vista della pertinenza legale delle competenze. Ancora oggi ci chiediamo perché a Brindisi gli immigrati vengano gestiti dal comune e non dalla prefettura. Queste sono delle domande alle quali le autorità, le pubbliche autorità cittadine e provinciali, in questo caso l'ufficio di governo che è la prefettura, non dà delle risposte, soprattutto anche dal punto di vista dei costi. E poi l'ultima osservazione è: noi avremmo sognato, io dico noi, mi riferisco a tanti amici che vengono dalla militanza politica, che la Lega
possa avere un'evoluzione che diventi una lega nazionale, una lega dei popoli, poi no, perché abbiamo di fronte a un paradosso, quell'unità italiana che non, sotto tanti aspetti non si è riuscita a fare, paradossalmente ci sta riuscendo la Lega. Grazie. Sì, ovviamente con un nome solo e con un simbolo solo in tutta Italia, da Ceglie a Treviso, da Bolzano a Palermo, evidentemente non ci sarà più la distinzione nord, centro, sud, perché siamo tutti sulla stessa barca, o vinciamo tutti insieme o andiamo a fondo tutti insieme. Io sono fiducioso, anche perché dove governiamo, sentivo i dati sulla Puglia, io penso che possiamo andare a governare perché, ad esempio, faccio l'esempio della Lombardia dove governiamo. Quello che facciamo deriva da esperienza di vita reale. Qual è una nuova forma di povertà nel 2017? Quello che succede in una famiglia dopo la separazione o il divorzio. Perché ci sono 5 milioni di mamme o papà che dopo la separazione o il divorzio perdono il lavoro, perdono la casa, perdono la dignità, perdono la possibilità di vedere dei figli e non hanno una lira di contributo pubblico. Mi sono reso conto di questo perché a Milano c'erano i genitori separati di 40 anni, che magari la mattina andavano a lavorare in banca in giacca e cravatta, ma la sera dormivano al dormitorio, in mezzo agli immigrati, perché per dignità, per non dire al bimbo che dormivano in macchina o dormivano al dormitorio, facevano finta di niente. Abbiamo preso atto di questo e quindi da 3 anni diamo un contributo di 400 con dei bimbi a carico, però abbiamo messo che deve essere residente lì da almeno 10 anni per evitare che i soldi, il bonus bebè, il bonus affitto vadano a chi è sbarcato ieri mattina, perché prima vengono gli italiani dal mio punto di vista. Poi non so se ci sono le categorie destra, sinistra. A me quando stanno in Parlamento a discutere per una settimana, come hanno fatto settimana scorsa, per approvare una legge che prevede fino a 2 anni di carcere per chi viene trovato in possesso di un accendino con la faccia di Mussolini. Per me è gente malata di mente quella che approva delle leggi del genere, perché siamo nel 2017. Uno della storia può avere i giudizi che vuoi, è della destra, della sinistra, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma se tu porti in Parlamento una legge che con i casini che ci sono in Italia condanna gli accendini o le bottiglie di vino, vuol dire che vivi su Marte, perché l'emergenza in questo momento è il lavoro, non è altra, è il lavoro. È il lavoro. E quindi noi non abbiamo, non vengo a Ceglie a dirvi votatemi, perché se mi votate vi do 80 euro a testa. Era qualcun altro che dava 80 euro, poi te li chiedeva pure dietro con gli interessi. Però intanto, no, un po' di burocrazia in meno, una riforma che costa zero, però la sa chi lavora, è non rompere le scatole a chi lavora. Perché molti di voi, se lavorano in proprio, hanno un socio occulto che si porta via il 70% e più ti rompe anche le scatole. Quindi la prima riforma che facciamo è togliere tutte le rotture di scatole, che costa zero. Quindi via spesometro, redditometro, studi di settore, fatture emesse, fatture incassate, lo scontrino e l'anticipo IVA. Basta lavorare la gente. Io questa riflessione poi, non so se intervengono solo a destra perché a sinistra sono più timidi, però non fatevi problemi, non abbiamo discriminazioni. Lunedì, ma per darvi l'idea dello sbaglio che fa una certa cultura politica, lunedì scorso ero a Genova, al Salone Nautico. L'Italia è all'avanguardia a livello mondiale sul, sicuramente sul turismo, ma anche sulla costruzione di navi. Vi ricordate nel 2012 la tassa sulle barche di Monti? Perché c'erano quelli di estrema sinistra che dicevano anche i ricchi devono piangere e quindi tassiamo le barche. Risultato economico di questa geniale cosa per cui bisogna punire i ricchi hanno spostato le barche, le hanno portate in Francia, in Corsica, in Slovenia, in Croazia, in Grecia
e lo Stato quell'anno con la tassa sulle barche ha incassato 25 milioni di euro e ha fatto scappare la gente. Sapete quanto mancato fatturato e quanti delle aziende italiane abbiamo avuto per incassare 25 milioni? Abbiamo perso in un solo anno 800 milioni di euro. Abbiamo perso i ricchi e abbiamo perso i posti di lavoro degli operai che costruivano le barche. Quindi è una questione culturale, al di là del credo politico. C'è qualcuno che per sua natura è invidioso e quindi se uno sta bene e uno sta male, invece di aiutare quello che sta male a stare meglio, tiro gli schiaffoni a quello che sta bene, così stiamo male tutte e due, ma il comune è mezzo cavolo. Invece io dico, buon Dio, se qualcuno ha successo, se qualcuno ha una bella impresa, aiutalo. Invece che a Milano c'è la finanza che fa i blocchi stradali per controllare chi ha una macchina di una certa cilindrata e ti ferma e ti chiede, scusi lei perché ha una bella macchina, ma lei cosa gliene frega? Ma vi pare un paese normale quello che se voi domani andate in banca a prelevare 3.000 euro dal vostro conto corrente dovete compilare un modulo e spiegare al funzionario a che cosa servono i vostri soldi? Perché c'è la presunzione che se hai fortuna sei una, come se domani la finanza venisse qua mi ha detto che ci sono 52 trattorie a 100. Vanno bene, ma buon Dio, speriamo che vadano sempre meglio, però se vanno troppo bene, boom, controlli della finanza a tappeto. E se hai il ventilatore fuori norma o hai il bagno di 3 centimetri sotto soglia, pam, 3.000 euro di multa. Ma lascia perdere. Usa queste forze per combattere la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, la Sacra Corona Unita e le multinazionali che vanno in tasca, non la trattoria di Cerino. Sarà lunga, perché non è che ci faranno fare tutto gratis. Dice, oh, che bravo Salvini, ma che c'ha ragione. Me ne aspetto di ogni attacco dal punto di vista della magistratura sulla vita privata. Sono specchiato, però ti rompono le palle perché... Io faccio quello che faccio perché mi piace, perché ci credo e perché voglio vedere i miei figli a testa alta quando l'Italia sarà diversa. Però vi assicuro che avere i fotografi dietro a Milano, i fotografi dietro a Roma e vai con... vedersi